Lady Louise è partita per una gita sugli sci in famiglia a Stimoritz con il principe Edoardo, Sophie Wessex e suo fratello James, Lady Louise Windsor, il principe Edoardo, Sophie, contessa di Wessex, e James, il visconte Severn sono stati avvistati sulle piste della stazione sciistica. I Wessex sono appassionati sciatori e si vedono spesso sulle piste svizzere. Nel 2016, sono stati fotografati mentre arrivavano a Stimoritz con un jet privato da 46 milioni di sterline. Nel 2020, la famiglia è stata avvistata su un Gulfstream G650 da 49 milioni di sterline, che costa circa 24.000 sterline da noleggiare per un volo di 2 ore. Durante il loro ultimo viaggio, Lady Louise, 18 anni, sembrava sicura di sé mentre scivolava giù per le piste e indossava una giacca blu scuro nel pomeriggio. Anche sua madre, Sophie, è stata fotografata con indosso una giacca blu scuro accanto a pantaloni bianchi impreziositi da strisce rosse e nere, mentre il principe Edoardo indossava una giacca da sci Colmar rossa con un paio di occhiali da sole sotto il casco. La stazione sciistica di Stimoritz attrae spesso celebrità di primo piano tra cui John Travolta, Liz Harley e Ivana Trump. La famiglia reale è famosa per le piste. Klosters è noto per essere il luogo di villeggiatura scelto dal principe Carlo e c'è una funivia del principe di Galles intitolata in suo onore. Punto. Charles ha condiviso il suo amore per il resort con altri membri della famiglia reale, tra cui la principessa Diana e i loro 2 figli, i principi William e Harry. Anche il principe William e Kate, la duchessa di Cambridge, sono appassionati sciatori ed è probabile che si vedano sulle piste di Verbier. Recentemente, il duca e la duchessa di Cambridge sono stati visti a Miribel e Courchevel nelle Tre Valli. Punto punto. Nel 2017, il duca di Cambridge si è goduto le vacanze di un ragazzo lontano da sua moglie ed è andato a sciare con gli amici nell'elegante località svizzera di Verbier. Come molti fanno in vacanza, William ha sfruttato al massimo l'opportunità per sciogliersi i capelli. Tuttavia, Kate non era contenta di quello che era successo.